Prima di questa pioggia era già piovuto di tutto. Per questo, forse, si doveva giocare. Perché anche un tempo supplementare, uno solo, non ha senso quando il gioco non diverte più nessuno. Si doveva giocare perché il campionato non era più credibile, come hanno detto Cragnotti e Marchegiani. Perché questo calcio è finito, come ha scritto Mario Sconcerti, direttore del Corriere dello Sport. Si doveva giocare perché chissà chi telefonò a De Santis, perché il problema non è solo De Santis, perché intanto radiamo De Santis, perché sono 8 anni che lo scudetto è una farsa, come ha detto Mancini, perché ora basta, come ha scritto Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Si doveva giocare perché bisognava finirla, subito possibilmente, perché è scomparso lo stile Juve, come ha affermato Eriksson, perché a Roma hanno spaccato su tutto, perché a Roma avevano già fatto il funerale. Si doveva giocare perché tutti, in teoria, volevano lo spareggio, perché si continua a dire che un arbitro, per poter far carriera, deve avere il placet sotterraneo di Moggi, come ha scritto sempre in prima pagina il direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò. Si doveva giocare e basta, perché Collina non aveva scelta, perché se non giocavano, quando e come avrebbero giocato, meglio non pensarci. Si doveva giocare per vedere cosa sarebbe rimasto dopo la pioggia, per cercare, giocando, di far smettere di piovere. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Benvenuti a Controcampo Speciale. Avete sentito dalla scheda di Giorgio Terruzzi tantissimi argomenti. Naturalmente la pioggia ha dissolto parte dei veleni, ma certo non ha dissolto i tanti interrogativi che hanno animato l'ultima settimana, ma non solo l'ultima settimana di questo campionato dal finale thrilling. Tanti argomenti, tanti ospiti importanti. Io direi di cominciare subito perché passeremo un paio d'ore insieme, ma abbiamo davvero tante cose da dire e mi auguro interessanti. Intanto voglio ringraziare, non è stato facile, ma insomma ci tenevamo in modo particolare noi di Controcampo ad avere il presidente della Lazio Campione d'Italia, Sergio Cragnotti. Buonasera. Buonasera. Buonasera presidente. Buonasera a tutti noi. Allora, io invito anche un po' alla calma il pubblico, qui siamo sempre a Milano, ricordo. Provate a dimenticarvi un po' le fedi e cercate di seguire con equidistanza questo dibattito. Avete già visto Mario Sconcerti da Roma, direttore Corriere dello Sport. Ciao Mario, e ciao. Grazie anche a te per essere con noi. Grazie. Allora, qui c'è una poltrona vuota, la voglio inquadrare subito perché stiamo aspettando da un minuto all'altro, mi dice Marco Baldini, il presidente della Juventus Chiusano, che sarà tra noi tra un attimo. Intanto, benvenuto a Candido Cannavò, direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao Candido. Grazie. Naturalmente qui non parliamo solo di Juve-Lazio perché ci sono tanti argomenti che riguardano tante società. Ha protestato a lungo in questa stagione anche l'Inter. Qui abbiamo l'avvocato Prisco. Buonasera, avvocato. Era un testimone importante ieri a Perugia. Beppe Bergomi. Ciao, ciao Beppe. Daniel, ciao. Ieri era in versione telecronista per Telepiù, che ringraziamo come al solito. Ma i direttori qui non sono finiti. Xavier Iacobelli, Tutto Sport. Ciao, ciao. Xavier. Buonasera. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. C'è il direttore per antonomasia, amico di Controcampo, che ritrovo molto volentieri su questo palco, Vittorio Feltri. Ciao Vittorio. Ciao. Allora, siamo tutti pronti, naturalmente un saluto a Luisa Corna che è con noi per Grazie, nostra fortuna. Sandro. Buonasera. Hai avuto gli applausi anche dei direttori, come hai visto? Unanimità totale per lei. Lei mette tutti d'accordo. Potrebbe essere una candidata per la Federcalcio. Avessi questa forza invece. Va bene, allora intanto presidente, sta arrivando? Sta arrivando Chiusano? No, perché qui in effetti c'era anche Cragnotti abbastanza in dubbio. È arrivato, va, c'è. Fatelo entrare subito così. Ecco, intanto può usare quel microfono volante lì. Venga, venga presidente, venga, venga. Che qui c'è atmosfera calda. Intanto può salutare Prisco, ecco qua, saluti in diretta, tutti amici almeno all'inizio e poi vediamo come finisce questa serata. Grazie presidente, prego, da quella parte lì, Iacobelli e Feltri. Allora, cominciamo però con il presidente campione d'Italia che se la ride. Allora presidente, ci racconta un po' le emozioni del giorno dopo, così, tanto per cominciare.
Ma credo che in questo momento sono un po' stanco fisicamente, perché oltre alle emozioni, allo stress per questa vittoria finale, improvvisa direi, mi aspettavo al massimo uno spareggio, però è venuta questa vittoria bellissima e quindi c'è stata oggi una giornata piena di interviste, quindi la fatica si comincia a sentire, anche se questa sera e questa notte siamo stati alzati sino alle 5 della mattina per festeggiare questo grande traguardo. Allora l'avvocato Chiusano è più riposato, insomma. Micro. Ah sì, certamente non ho fatto le 5 del mattino a festeggiare un secondo posto. Comunque approfitto dell'occasione, penso che il presidente Gragnotti mi ascolti. Sì, 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 come no. Approfitto dell'occasione per fare i complimenti, presidente, di tutto cuore. Avete vinto il campionato meritatamente. Siamo chi vince ha sempre ragione e noi siamo lieti di poterglielo riconoscere. Lo merita la squadra, lo merita lei. Complimenti. Allora, questa intanto è già una dichiarazione importante, distensiva, diciamo così. Però come abbiamo sentito dalla scheda di Giorgio Terruzzi ci sono tanti argomenti, io comincerei proprio subito, tanto per entrare nel vivo della trasmissione, proprio con il discorso legato alla partita di ieri, no? Un po' il senso di questa scheda era si doveva giocare per tanti motivi. Voglio cominciare con Candido Cannavò. Allora, la settimana, c'è relazione secondo te, Candido, tra la settimana di polemiche anti-juventine e la decisione di Collina di giocare a tutti i costi questa partita? Ma volendo si può trovare tutto. Io sinceramente non trovo una connessione diretta. Collina ha insistito perché si sa che nel nostro calcio prima di sospendere una partita ci deve essere evidentemente il lago già totale. E quindi ha insistito sì, perché c'era una situazione anche abbastanza delicata per cui meritava che insistesse. Sinceramente non vedo, è certo che è stato un danno il raffreddarsi per le squadre, la incertezza, ma sinceramente non vedo che sia stato commesso qualcosa di profondamente irregolare, questo in tutta sincerità. Ci stava insomma a fare di tutto per giocare quella partita? No, la situazione delicata c'era, la situazione non è che l'inventa qualcuno, le situazioni sono quelle che sono e vanno gestite secondo dei momenti particolari, però non è una... un'anomalia, le anomalie semmai saranno state altre di cui poi ci arriviamo naturalmente. Beppe era testimone lì a Perugia. Allora, ci dobbiamo fermare qualche secondo? Volevo sentire intanto Beppe che è stato testimone lì, mi dici la sensazione vostra? A un certo punto si pensava un po' tutti a un rinvio. Sì, perché non cessava la pioggia, però per quanto riguarda il comportamento dell'arbitro mi sembra un comportamento corretto. Noi l'abbiamo in quell'ora di intervallo commentato questo comportamento e ci sembrava giusto. Secondo noi l'arbitro si è comportato bene sia durante tutta la partita e come ha gestito questo tempo di che non era facile da gestire. Avvocato Prisco. Io ho sentito delle voci alla fine del primo tempo che il Padre Eterno avesse raggiunto un accordo con Moggi per far rinviare la partita in modo da poter... C'era poi quasi riuscito. Uno dei due è stato inadempiente e non riesco a spiegarmi come mai. Allora, Jacobelli, il tuo punto di vista proprio sul discorso tecnico del possibile rinvio di questa partita? Io credo che se si fosse trattata di qualunque altra partita, forse questa partita sarebbe stata rigiocata oggi o mercoledì. Ma condivido il commento di Ancelotti, ovvero l'arbitro ha deciso peraltro a norma di regolamento e lui l'unico ad avere voce in capitolo e ha fatto benissimo a decidere come più riteneva opportuno. Fermo restando il fatto che secondo me nella ripresa il campo pesante c'era per la Juventus e per il Perugia. Il Perugia ha dimostrato di volere più della Juventus, purtroppo per la Juventus la vittoria l'ha ottenuta. Questo è un dato di fatto che non bisogna... Su questo argomento ci sono posizioni differenti, poi sentiremo naturalmente Sconcerti e l'avvocato Chiusano e qualcuno parla anche di molte telefonate insomma che avrebbe ricevuto Collina. Riprendiamo tra un secondo questo argomento, state con noi, riprendiamo subito. Allora, sempre collegati con Roma, Sergio Gragnotti, Mario Sconcerti, qui c'è l'avvocato Chiusano, tanti ospiti. Io direi di aggiungere subito un'altra testimonianza proprio di oggi, perché c'era consiglio di Lega, all'ingresso Nando Sanvito ha pescato subito Giraudo. Sentiamo la sua dichiarazione.
Ma è chiaro che oggi c'è una grande delusione, c'è dell'amarezza perché non si è vinto il campionato. C'è anche una grande amarezza per la situazione ambientale che ci è stata creata attorno a noi in quest'ultima settimana. Ci è dispiaciuto molto dover giocare gli ultimi 45 minuti decisivi per il campionato in condizioni proibitive. Detto questo, complimenti a Carlo Ancelotti, a tutti i giocatori che hanno disputato un'ottima stagione, una stagione che ci riporta a pieno titolo in Champions League. Un grazie ai nostri tifosi per come ci hanno sostenuto in tutto questo campionato e per come hanno accettato con signorilità e grande sportività un finale di stagione diverso da quanto tutti noi ci aspettavamo. Diciamo che ci deve essere anche un dei grandi complimenti alla Lazio, che sicuramente ha conquistato a pieno merito e meritatamente quindi lo scudetto, come d'altronde sarebbe stato se l'avessimo vinto noi. Complimenti particolari a Sergio Cagnotti, che è un amico e che ha portato nel mondo del calcio grande professionalità e le sue capacità imprenditoriali. Grazie a tutti. Questo era Giraudo. Vuole Cagnotti rispondere ai suoi complimenti? Ma credo ce li siamo fatti oggi quando ci siamo visti. Credo il rapporto che abbiamo con la dirigenza juventina è ottimo, anzi credo che Giraudo rappresenta uno dei dirigenti di spicco del nostro mondo calcistico e quindi è necessario avere questi rapporti di maniera di far crescere questo calcio. È importante quindi che i presidenti e i dirigenti ritrovino un po' il giusto equilibrio per far sì che il mondo calcistico abbia un futuro sempre migliore. Ecco, Mario Sconcerti, tu oggi hai scritto che insomma questa vittoria della Lazio l'ha voluta un po' la provvidenza, perché hai parlato, no, di una pioggia che ha rimesso le cose a posto, insomma, di destino. È davvero così, secondo te? No, io non ho parlato di provvidenza, credo poco alla provvidenza. Mi sembra che ci sia stato un grande moto, una grande energia che ha portato a far combaciare alcune cose. Io non criminalizzerei le polemiche che ci sono state. Il problema delle polemiche è se sono polemiche giuste o polemiche sbagliate. Io credo che dobbiamo chiarire questo punto qui se vogliamo un attimino uscire dalla perifrasi. Io credo siano state polemiche giuste. Che hanno fatto bene. Sulla partita di ieri, secondo te, non c'è nessuna relazione rispetto alla settimana convulsa vissuto? Secondo me ci sono moltissime relazioni. Ecco. Per esempio? Non era assolutamente una partita normale, era una partita segnata dalle polemiche, ma qui si ritorna al punto di partenza. Era stato giusto polemizzare o no? Ah, quindi secondo te la partita di ieri a Perugia è stata conclusa sull'onda di questa ondata emotiva che si era creata? Non c'è dubbio, perché io seguo il calcio, studio il calcio da 35 anni, non ho mai visto una partita interrotta per quasi 90 minuti. È stata una prima volta dovuta a un'altra prima volta e a una situazione completamente diversa che alcuni hanno contribuito a creare, tra cui noi. Io credo che si debba giudicare se era il caso di polemizzare, ecco, oppure no. Mi sembra di capire che per te fosse il caso di polemizzare, no? Era giusto farlo. Le polemiche sono nate su un gol annullato. Su un gol di Cannavaro, che mi sembrava chiaramente da annullare. Ecco, allora, chi vuole rispondere su questo argomento? Vittorio, tu che dici? Sì, intanto vorrei dire che le polemiche preesistevano all'episodio Cannavaro. Tutto l'anno non si è discusso d'altro. Ma io, se fosse possibile, vorrei fare una domanda a Cragnotti, che settimana, alla Domenica Sportiva, mise fortemente in dubbio la credibilità del calcio. Io gli vorrei chiedere se, dopo la vittoria meritata, peraltro, della Lazio, il calcio è più o meno credibile rispetto a 7 giorni fa.
È un po' la domanda che si pongono in tanti in questo momento, Presidente. Cosa pensa adesso? Io ho sempre espresso durante questa settimana il mio punto di vista, cioè di errori se ne sono fatti moltissimi in questo campionato. E io credo nella buona fede, non nella mala fede di questi errori, e pertanto è quello che occorre fare è cercare di errare di meno, cercare di svolgere un campionato che sia veramente un campionato trasparente, guidato da grossi professionisti e da grosse managerialità. È nelle istituzioni che bisogna migliorare. Però se lei crede alla buona fede... Non è che abbiamo fatto una critica al problema dell'errore arbitrale in sé per sé. Questo in definitiva ne abbiamo subiti tantissimi. Però poi lei parla di trasparenza, non abbiamo mai protestato. Però poi lei parla di trasparenza, quindi se parla di buona fede degli arbitri, poi vorrebbe maggior trasparenza invece a livello di istituzioni. Cosa vuol dire se riesce a chiarire meglio anche per chi ci ascolta questo concetto? No, trasparenza nei rapporti, trasparenza nelle esternazioni, trasparenza nelle organizzazioni. E questo è il modo di dire trasparenza, non buona fede. Qui ci sono un paio di direttori che scuotono la testa. No, io vorrei dire che forse si sta girando attorno così un po' mielosamente a quello che è il nucleo di questo problema. Proviamo ad arrivarci. Qui non si discute la legittimità dello scudetto della Juve, né si discutono della Lazio, né i grandissimi meriti del campionato della Juve. È stato citato Ancelotti giustamente da Giraudo come grande protagonista. Qui l'unico elemento di discussione che ha avvelenato le polemiche e le reazioni alle stesse polemiche è un episodio sul quale ancora ruotano parecchi misteri. Questo è il punto, e non c'entra quello che dice Gragnotti: miglioriamo i rapporti fra di noi. C'è un episodio arcano, non spiegato, e soprattutto il seguito di un episodio che ancora soggetto a un'inchiesta non solo del calcio, persino della magistratura. Per semplificare, quindi tu su quell'episodio, sul discorso della buona fede, hai qualche perplessità? Questo. Per il resto è tutto tranquillo, è tutto pulito, le connessioni, le possibilità. Qui c'è da discutere su una sola cosa, là è nato. Perché se non fosse successo quello, anche se le polemiche ci sono c'erano state... state anche prima, sì, ma c'erano Vittorio, state per... prima, ma poi dopo una settimana vengono, non erano mai quell'episodio giunte. Secondo te è diverso? Secondo me tutto ruota là. Avvocato, in cui può aver ragione l'arbitro, può aver ragione... No, io non sono assolutamente d'accordo. Direttore, io dico una cosa, come si può pensare che nell'attività calcistica ci siano strumentalizzazioni in tale maniera che creino risultati preventivi? Io credo che se veramente parliamo di malafede, allora dobbiamo rivedere tutto. Beh, chiaro, dovrebbe rientrare la magistratura, fare indagini mettere in crisi tutto il mondo del calcio. Come si può andare, la Roma sta andando in borsa, come si può pensare di cercare di le sinergie dal mercato su un campionato poco trasparente? Allora mi sembra che si esageri. Ecco, però quella è la sua perplessità. Scusi, quando lei parlò di campionato falsato, qualche dubbio? Non vorrei entrare in una polemica diretta, perché ho molto rispetto per le opinioni degli altri. No, però proviamo però a dirci le cose. Però è chiaro, alla scorsa settimana mi pare che il presidente Gragnotti qualche dubbio in tal senso sulla credibilità del campionato. La dichiarazione lì lasciava pensare a quello. Io sono ottimista e credo in tutto. Io vorrei solo che mi venisse spiegato. No. In una maniera, non un errore dell'arbitro, che ce ne saranno sempre, e io dico che la moviola è immorale, ma un episodio con un seguito che tuttora non mi pare molto avvocato, chiaro. Avvocato, lei su quell'episodio cosa vuole rispondere? No, io sull'episodio non voglio più ritornarci, se ne parlate fino alla nausea. È molto probabile, per non dire pressoché certo, che quel gol era un gol regolare. Beh, su quello almeno... Punto e a capo. È un gol che ci ha l'annullamento, chiamiamolo annullamento, anche se tecnicamente non è forse un annullamento, non ha importanza. È un annullamento che naturalmente è andato a nostro favore, però non a discapito di un merito. Io vorrei che fosse chiaro che quella partita lì l'ha giocata meglio la Juventus. Per... Non è quello in discussione, dai, avvocato. Non è in discussione. Non è in discussione. Io vorrei sapere una cosa, vorrei che qualcuno mi spiegasse questo. Se l'arbitro avesse dato quel gol... Sì. È certo che
che era frutto di un'irregolarità. Per il calcio d'angolo? Per il calcio d'angolo. Mm. Mi domando, è una domanda, io non voglio una risposta, domando a me stesso. Se il gol fosse stato, diciamo così, convalidato e noi avessimo montato su una canea per dire che allora c'era un complotto per fare in modo che la Lazio ci raggiungesse a tutti i costi, sì, e che quindi l'arbitro ha consentito, mm-hmm, un gol nonostante che il calcio d'angolo, eccolo da cui qua, il gol ecco proveniva, fosse irregolare, sì, ecco. Noi non l'avremmo assolutamente fatto questo, perché io credo che si possa dare atto alla Juventus che è fuori dalle sue tradizioni montare su delle dietrologie. Diciamo, noi diciamo non abbiamo mai fatto dietrologie, non le faremo mai. Siamo stati ripetutamente danneggiati in questo campionato. Perché nessuno e qui i punti di vista sono No, qui non è questo i punti di vista. Ma Mario Sconcerti no, sono sicuro che non la Mario pensa così. Sconcerti, io ho molto rispetto per Mario Sconcerti, ma proprio la partita del Parma. A Parma, all'andata, la Juventus ha fatto forse una delle sue più belle partite della stagione. Sicuramente. Siamo stati raggiunti al 92esimo, dopo il recupero, per un gol pacificamente in fuorigioco di Crespo. Abbiamo protestato. No, vabbè, adesso... Buono. Mi dica, lei stava facendo... facendo un'ipotesi prima? No, ma dico, abbiamo protestato. Abbiamo protestato, ci siamo lamentati. Se noi avessimo in quella partita lì quel gol non fosse stato concesso, avremmo avuto due punti in più, giusto? Allora io voglio dire, mi permetta questo, di dire che magari non sono proprio uguali quei due episodi, via avvocato. Comunque era un gol irregolare, voglio dire, sì, era un fuorigioco millimetrico qui, cioè, vabbè, comunque mi dica, un gol irregolare, no, quello concluda l'ipotesi, dico, che stava facendo, dico che su un, purtroppo io ho molto rispetto per, soprattutto per la Gazzetta dello Sport, simpatia per il direttore, eccetera. Ma non c'è stata una polemica violenta? Sì, mi consenta che non sono d'accordo con nessuno dei suoi editoriali, ma proprio nessuno. No. Perché io non credo... Ci può stare. Non credo che si possa parlare di una redenzione del calcio perché ha vinto lo scudetto la Lazio. La Lazio l'ha vinto meritatamente, ma non c'è nessuna redenzione. Così come non era una redenzione che ci fosse lo spareggio. Si è creata un'atmosfera come se la partita Juventus-Perugia dovesse necessariamente finire o con la sconfitta della Juventus, come è finita, o con uno spareggio, perché questo era l'unico modo per rendere credibile il calcio. Ma credibile da che cosa? C'è un arbitro che ha sbagliato. Da chi ha dei dubbi su quell'episodio? Io, poi finisco. Scusi, se mi permette, un uomo di... Poi finisco. C'è un arbitro che ha sbagliato. Ha sbagliato. Hanno sbagliato sempre, sbagliano e sbaglieranno, perché sono esseri umani. Il discorso dei misteri successivi, non ci voglio entrare, non lo conosco, non lo so, non mi riguarda. L'unica cosa che le posso dire, credo di non essere smentito, è che non c'è nessuna inchiesta giudiziaria. Mancherebbe ancora che le procure della Repubblica si mettessero a indagare sugli errori arbitrali. Ora veramente il calcio è finito. Lasciamo il calcio ai calciatori, ai dirigenti, agli sportivi, ai giornali sportivi, alle federazioni, agli organi sportivi, ma le procure della Repubblica si devono occupare di altre cose, salvo, naturalmente, che non ci sia il trucco, certo, non ci sia la malafede, non ci sia la... È stata quella versione a posteriori di De Santis una, che... Una piccola, perché io mi meraviglio che è un uomo di intelletto e di ottima e di grande lucidità. Il discorso della redenzione di cui io parlavo questa mattina era posto come paradosso ingiusto di una cosa. Siamo ridotti a questo, che una partita che finisce in una maniera e uno scudetto che viene considerato una redenzione del calcio alla luce dei veleni della scorsa settimana. Che tant'è che ho pure detto che la considerava la redenzione? La Juve da quell'episodio che gli ha tolto lasciato quei due punti, è stata fortissimamente danneggiata, perché si è creata attorno alla Juve un clima che io considero ingiusto, perché insomma obiettivamente c'erano tutti che si auguravano una determinata cosa che feriva i veri meriti della squadra. Ecco, Candido, qui parla di opinione pubblica, parla di opinione pubblica, non è che ci sia redenzione. Sentiamo altri pareri. Xavier, cosa dici? No, io credo che siano tre gli aspetti da mettere in evidenza. Il primo è che conta solo il verdetto del campo. Alla fine il campo ha detto che la Lazio ha meritato di vincere questo scudetto, e mi pare che anche il comportamento, che siamo tutti il comportamento della Juventus sia alquanto signorile e da apprezzare. In secondo luogo, ho avuto la netta impressione nell'arco di questo campionato che sia stato usato un criterio di due pesi e due misure a seconda
che l'errore di un arbitro danneggiasse la Juventus piuttosto che un'altra squadra. Gli errori nell'arco di questo campionato commessi dalla classe arbitrale, che secondo il mio modesto avviso ha vissuto una delle peggiori stagioni della sua storia ed è assillata, attanagliata da una crisi gravissima, e sarà molto interessante poi ascoltare anche dal presidente Cragnotti quale tipo di soluzione il presidente neocampione d'Italia. No, ma poi dopo ne parliamo. Bene, detto questo, io ritengo che sia stato usato questo criterio dei due pesi e delle due misure, perché ad esempio rammento, per citare una partita, Milan-Juventus a San Siro, un rigore negato alla Juventus e un altro accordato al Milan, non c'era nell'uno e nell'altro caso, ma non abbiamo registrato questa levata di scudi. Da ultimo volevo dire che secondo me il calcio diventerà più credibile, visto che si è parlato molto e si è usata molto questa parola, quando i dirigenti avvantaggiati dagli errori degli arbitri avranno l'onestà di ammetterlo, cosa che non si è verificata. Due pesi e due misure su questo argomento. Volevo sentire Vittorio e Mario. Vittorio, è così? Sì, a questo proposito, secondo me bisogna fare un'osservazione. Dai. Molti presidenti, non tutti evidentemente, si lamentano, protestano quando la loro squadra viene penalizzata per un rigore non avuto, per un rigore subito. In sostanza, quando la squadra è danneggiata, il presidente protesta. Però non mi è mai capitato di sentire un presidente che protesta per avere avuto indirettamente un favore dall'arbitro. Questo dice, è naturale. No, è naturale un bel niente, perché questo atteggiamento questo atteggiamento mi ricorda quelle persone che vanno al negozio e quando ricevono un resto sbagliato per difetto si arrabbiano e protestano. Quando invece ricevono un resto sbagliato per eccesso se lo tengono in tasca e fanno finta di niente. Se questo è l'atteggiamento. Concludo. Questo atteggiamento, allora, che cosa significa? Che certi presidenti non vogliono un arbitraggio equo, vogliono un arbitraggio a favore. Per esempio, ieri a Roma c'è stato un rigore a favore della Lazio, che avrebbe vinto lo stesso, per l'amor di Dio. Però c'è stato un rigore sull'azione di Pancaro che francamente non c'era. Come mai il presidente Cragnotti, che pure tutti stimiamo, al quale facciamo i complimenti per lo scudetto, non ha detto una parola contro l'arbitro sollecitandolo a essere equo? Buoni ragazzi, capisco che viene fuori la fede qui, però la replica al presidente Cragnotti è un po' così, la vedo sorridere, presidente, che a volte perché se mettiamo in discussione la partita di ieri con la Regina, la Lazio Ma chi la mette in discussione? L'ho detto io che aveva vinto meritatamente. Fetri, lei non può dire queste cose. Era un esempio. Lei non può dirle, perché io per primo ho riconosciuto i meriti della Lazio, anche in riferimento alla partita di ieri. Tuttavia c'è stato un rigore che non c'era a favore della Lazio e lei non ha protestato. Scusate. Ragazzi, vi prego, buoni, vi prego, dobbiamo far parlare gli ospiti, eh? Prego, presidente. Posso dire qualcosa? Sì, voleva concludere, presidente, o no? No, volevo dire questo, che in definitiva non è vero quello che dice il direttore Feltri. Credo che i presidenti siano coscienti delle cose che possono dire e a volte non dicono. La cosa importante è questa, che la Lazio ha strameritato questo scudetto e la compagine calcistica che nei due anni ha fatto oltre 140 punti. Quindi questo dimostra la capacità calcistica di questa squadra. Si è criticato l'organizzazione, si sono criticate le istituzioni. È qui che bisogna discutere e cercare praticamente di creare un'organizzazione calcistica che sia maggiormente qualitativa, che possa dare migliore trasparenza. Io dico sempre questa parola trasparenza perché è importante dare ai tifosi la qualità di un calcio e una possibilità praticamente di partecipare attivamente. Ecco, però il discorso di Vittorio era come fosse questa un'utopia, finché i presidenti, quando perdono, diciamo così,
continuano a lamentarsi lasciando un po' così trapelare sospetti. Era un po' questo il discorso di Vittorio, che in genere si lamenta chi perde o quando subisce un torto. Ha ragione, Mario, ha ragione Feltri, tant'è vero che l'avvocato Chiusano è qui a dire la stessa cosa. È qui a dire che ci sono state ingiustizie. E allora vanno cambiate le istituzioni, avvocato? Noi siamo completamente d'accordo. Il campionato non è credibile. Mettiamo insieme tutti i presidenti, perché non siamo stati noi giornalisti a dirlo. Sono stati Moratti, sono stati Berlusconi, sono stati Umberto Agnelli, perché chiamiamo i nomi per i loro nomi, ma non è Giraudo, non è Chiusano, non è Galliani. Sono questi che hanno detto tutte queste cose. È stato Cecchi Gori. Quindi noi siamo... non per trovare colpevoli, ma siamo qui per trovare soluzioni. Se voi poi continuate a parlare di un gol dato, di un rigore non dato, io vi chiedo scusa, ma non contate su di me. Ci fermiamo un secondo, riprendiamo tra un attimo, state con noi. Veramente. Tra pochissimo. Si è riscaldato lo studio inevitabilmente. Naturalmente tra un po' affronteremo anche il discorso tecnico Lazio, sulla vittoria della Lazio, sulla sconfitta della Juve. Io poi ho delle curiosità, chiamiamole così, per Cragnotti, qualche notizia di mercato sulla quale chiederò conferme o smentite. Allora, però, prima abbiamo allargato il discorso alle lamentele, no? Abbiamo detto, lo diceva Vittorio, che forse è un vizio un po' dei presidenti quello di lamentarsi quando le cose vanno male. In questa stagione, tanto per allargare il discorso, si sono lamentati in parecchi. Anche se Candido Cannavò ha precisato che secondo lui l'errore sul gol annullato a Cannavaro è diverso. Proviamo a vedere quello che è successo. Scusa, io vorrei precisare, più che l'errore, che può essere un colpo di avvocato, è il dopo su cui occorre insistere. Vabbè. Non è l'errore. Andiamo... Gli errori vanno tutti messi agli altri. Ti dico, lui è stato persino danneggiato da quell'errore. Tu però sul dopo hai delle perplessità. Riguarda tutto il calcio. Ci e arriviamo. Riguarda certe situazioni del mondo degli arbitri. Ci arriviamo. Questo è il punto. Ci arriviamo. Che vediamo Alberto Da Quanno come ricostruisce questa stagione che abbiamo definito un po' dei veleni. Vediamo un po'. Tutti abbiamo un amico juventino, anche i tifosi laziali che ieri mattina celebravano il funerale del campionato e poche ore dopo un rapido cambio di maglie e di opinione, celebravano la fine del torneo più avvincente del decennio. E questa mattina, chi più chi meno, tutti ci siamo sentiti un po' in colpa per aver preso in giro l'amico juventino nelle ultime settimane, per avergli rinfacciato che lo scudetto era toccato, che Moggi è il grande manovratore, eccetera, eccetera. Lo scudetto della Lazio ha fatto crollare tutte le certezze di chi, da Mancini a molti presidenti di Serie A ai più apprezzati avventori dei bar, pensa che gli ultimi 8 scudetti di Milan e Juve siano stati pilotati. Il campionato del 2000, del resto, passerà alla storia come quello del grande sospetto. Già sotto Natale le prime avvisaglie. Il presidente della Roma Sensi è furibondo con Treossi dopo l'arbitraggio di Parma-Roma. Segue colloquio serrato con i designatori alla cena degli auguri e pochi giorni dopo Pairetto e Bergamo ricevono degli imbarazzanti Rolex d'oro sotto l'albero. Passa un mese e Dino Baggio, interpretando con rara capacità di sintesi l'opinione comune, dà del venduto all'arbitro Farina dopo essere stato espulso contro la Juve. Farina, per dimostrargli che non è vero, convalida poi il pareggio in fuorigioco di Crespo. Nella stessa giornata il presidente della Fiorentina Cecchi Gori, dopo la partita vinta dai Viola per 2-1 sull'Inter, va giù duro e chiede l'intervento della magistratura per l'arbitraggio di Trenta Lange. A febbraio il clima si surriscalda ulteriormente grazie ancora alla Juve. A Venezia sotto accusa Pellegrino per un rigore concesso a Inzaghi, che poi si aggiusta il pallone col braccio prima del gol del raddoppio. Zamparini minaccia scissioni con la Lega dei Poveri opposta a quella dei Ricchi. 7 giorni dopo, tanto per tenere alta la temperatura, al Delle Alpi la Roma si vede negare un rigore da Braschi per un fallo di Tacchinardi su Del Vecchio. Ma è a marzo che si registra la coda al muro del pianto, con l'arrivo del presidente dell'Inter Moratti. Da New York, dopo aver visto Lazio-Inter macchiata da 2 errori dello stesso Braschi ai danni dei nerazzurri, il primo tifoso interista teorizza che si è trattato di un risultato pilotato dall'arbitro perché gradito alla Juve, che in quel momento evidentemente temeva più l'Inter della Lazio, e a ripensarci oggi scappa da ridere. Nel frattempo la Juventus, accompagnata da risolini ironici e toccate di gomito, continua la sua marcia in vetta senza un rigore contro. Della faccenda si occupano anche i bookmakers inglesi, che quotano il primo penalty fischiato contro i bianconeri insieme all'apparizione del mostro di Loch Ness e lo sbarco dei marziani. A riportare tutto alla normalità ci pensa Collina, che nel derby ne fischia addirittura 2, uno dei quali inesistente. Allora, visto l'andazzo, parte il controlamento di Moggi, che protesta per l'arbitraggio sfavorevole sia contro il Milan, rigore regalato a Shevchenko, che nello scontro diretto con la Lazio, mancata espulsione di Almeida. E si arriva così alla domenica di De Santis, tra fischi, bugie e videotapes.
Cannavaro e Cragnotti non credono più alla regolarità del campionato e ricevono la più bella delle smentite dallo juventino Alessandro Calori. Fino all'altro ieri era tutto da rifare. Oggi c'è la tentazione di riproporre per la prossima stagione il doppio designatore, il sorteggio pilotato e Nizzola presidente. Voglio fare i complimenti ad Alberto D'Aguanno che in 2 minuti e mezzo ha ricostruito un po' una stagione non facile da ricostruire in un servizio. Avvocato Prisco, per agganciarci alla chiusura del servizio, l'Inter adesso si sente risarcita dallo scudetto che ha vinto la Lazio? Chiederete la conferma di Nizzola? Non possiamo mettere certo un risarcimento così, mi sembra una follia. È una battuta la mia, eh? Quello che a me dispiace in questa trasmissione, intanto io sono contro le trasmissioni rissa, come dicevo prima Iacovelli, ma qui siamo troppo buoni questa sera, non so se tutti diciamo quello che pensiamo. Provi lei, così. Provi lei. Ecco, allora io dico questo, pensare che il campionato di calcio sia diventato credibile perché la Lazio, come ha detto Chiusano, come avete detto tutti, ha meritato di vincerlo e lo ha vinto, significa una volta in più non voler approfittare di certe situazioni verificatesi per rendere più credibile tutto il calcio. Quando si parla della Procura della Repubblica così, si dimostra inesperienza, perché mandare gli atti, c'è stato un procuratore che dopo l'arbitraggio che era Inter-Juventus proprio ha convocato l'arbitro, voleva sapere perché non aveva espulso il portiere della Juventus nel primo tempo, che sono tutte follie. Ma il movimento quindi rimane poco credibile per lei? Io dico questo, come aveva detto Moratti 3 mesi fa, 2 mesi fa, che bisogna renderlo credibile, perché è il più bel giocattolo che esista, perché soddisfa tutti gli italiani, perché tutti ci appassioniamo, però ci sono dei momenti in cui ci demoralizziamo. Ecco. La mia demoralizzazione consiste soprattutto nel fatto di non essere qui a dire interview, che usano, cosa hai detto qui, ecco, questo mi dispiace. Abbiamo detto tante volte. Non mancheranno occasioni. Dopo le chiedo se lei ha una ricetta, però io, Candido Cannavò, volevo invitarlo da grande cronista. Dicevi? L'ultima cosa, quel ragazzo simpatico lì nell'angolo, Vittorio, che dice che non che si doveva lamentare Cragnotti perché il rigore non c'era. Anche per me non c'era il rigore così. Però io faccio il tifo da 70 anni e quando danno qualcosa contro l'Inter ingiustamente protesto, quando lo danno in favore vabbè, lascio che protestino gli avversari. Ha ragione lui. Vabbè, scusate, io volevo invitare Candido perché stanno arrivando molti messaggi via internet con Monica Vanali. C'è gente che ovviamente non segue tutti i giorni tutto, no? E allora quando Candido ha fatto riferimento al dopo gol annullato, qualcuno non ha capito perché non sa bene cosa è successo dopo. Prego. Io intanto volevo dire della scheda che ha fatto Alberto D'Aguanno. L'ottimo Alberto D'Aguanno, non condivido le ultime parole. Ora tutti hanno la tentazione di lasciare le cose come stanno. Non è così, se non è così fosse, secondo me sarebbe una catastrofe per il calcio, perché non coglieremo l'occasione per fare determinate cose. Cioè, che cosa è successo dopo, per carità? Mettiamo da parte sbaglio dell'arbitro, abbaglio, eccesso di servilismo, cose che nell'animo umano e nelle debolezze della persona ci possono anche essere. La Juve ha subito danno, punto. Dopo, questo arbitro è in macchina e allora detta, non si sa per quale vie, una dichiarazione all'ANSA, fatto senza precedenti in 100 anni di calcio, giusto? Detta una dichiarazione in cui dice: è successo questo, è successo quell'altro, ho fischiato prima che il gol ci arrivasse. Questa dichiarazione, ora immaginate un po' questa scena, un cronista dell'ANSA, che è un ottimo collega anziano, che si piglia questa briga, eccetera. Adesso c'è un gioco di quello che è successo dopo. Pare che l'ANSA abbia ricevuto una telefonata, non della Juventus, per l'amor di Dio, ma da una persona che dice: guarda, chiama questo signore, giusto? E allora è là che bisogna chiarire. Perché
due anni fa, quando è successo un altro caso grosso degli arbitri di Milan Juve Inter, non è che praticamente un episodio di un rigore dato, di un errore dato, tutte le varie polemiche, ma al di là dell'episodio si scoprì un certo ambientino nel mondo degli arbitri, con dei personaggi che facevano da mediatore, aiutavano, diciamo, ma e poi portò praticamente all'annullamento del settore, alla cancellazione. Non vorrei che certi vizi spuntassero. Oggi il presidente della Lega Carraro, che credo rappresenti anche l'ottimo avvocato Chiusano, ha sollecitato che l'inchiesta sul dopo, non sul gol, proceda in tutte le sedi, detto oggi. Quindi non è che mi inventi io determinate cose. Ed è giusto che sia così, no. Perché quello che è successo, è inutile io immaginare che la Gazzetta abbia qualcosa contro la Juventus, è un'eresia tale che mi ripugna, ed essere a favore della Lazio, si immagini che cose, delle cose, con tutto il rispetto. Perché? Per la Gazzetta va dritto, il discorso dei Rolex, caro avvocato, lo abbiamo tirato fuori noi, giusto? Ecco, quindi è giusto che si chiarisca nell'interesse di tutto il calcio, perché... Il settore, allora, degli arbitri, sì, è soggetto a qualche piccolo vizio, non di corruzione, ma piccoli vizi che secondo me devono scomparire. Questo è l'unico discorso valido che qui c'è un riferimento anche a quel discorso che avevi fatto in un editoriale, però è candido che parlavi anche, diciamo così, di come certi dirigenti, qui fai il nome di Moggi, possano, come dire, incutere un certo timore nei confronti di qualche arbitro. Ma per l'amor di Dio, ma è logico, è persino logico, non solo è vero, ma è persino, ha una sua logica. C'è non per la Juve, che lei possa dire che un nostro dirigente condiziona le carriere degli arbitri. Io voglio dire, io ho semplicemente detto, e ho risposto anche alla critica del dottor Umberto Agnelli, Agnelli che è anche un amico, un po', eccetera, sì. Ho detto, non ho detto che condiziona le carriere, ma che un arbitro che non sia, che sia contrario, non sia gradito, possa fare una carriera, è un pochino difficile. Ma no, con la Juve, con l'Inter e con tutti. C'è ancora Moggi, diciamo così, che è anche una persona che io stimo, e ho anche scritto di lui, della sua bravura, delle grandi cose, è il più bravo di tutti, è il più bravo con gli eccessi che possono venire da questa determinata bravura. Voleva intervenire anche, prego, intanto l'avvocato. No, volevo dire questo, secondo me questo campionato qui è stato uno dei campionati più belli di questi ultimi anni, al di là dei possibili errori arbitrali che ci sono sempre stati, sì, sempre ci sarà. Chiedo proprio a Cannavò e a Iacovelli, che hanno lascio fuori il mio amico Prisco perché siamo su posizioni tifose istituzionalmente avversarie, sì, a parte l'amicizia forte che ci lega, ma detto questo, è raro vedere due squadre che fanno sostanzialmente una 71 punti e l'altra 72 punti. Questa è la dimostrazione di un grande campionato emozionante, con due grandi squadre che sono arrivate sostanzialmente appaiate al traguardo. Una ha fatto un punto di più, tutte e due sopra la media inglese, certo, e lei sa meglio di me che la media inglese è la vera media che si deve fare. Tutte e due sono arrivate al traguardo sostanzialmente appaiate. Una ha fatto un punto di più dell'altra, tanti complimenti a questa squadra che ha fatto più di un punto, ma è stato un bel campionato. Non inquiniamolo perché c'è stato l'errore di qui o l'errore di là. Detto questo, e per riprendere un discorso del presidente Cragnotti, che su cui il presidente Cragnotti insiste da parecchio tempo, e io in via di massima sono d'accordo con lui, gli arbitri è uno strumento ineliminabile. No, non è immaginabile, certo, nessun altro strumento. Possiamo aiutarli con delle nuove tecnologie, possiamo metterci intorno a un tavolo e discuterlo, ma immaginate, sostituirli è impossibile. Allora io dico che il rimedio, non per rendere più credibile il calcio, io contesto che la credibilità del calcio debba dipendere dagli errori arbitrali, finché sono errori. Certo, se non sono più errori il discorso. Ma la carriera degli arbitri dipende dai dirigenti o no? Ma non dipende da nessun dirigente, no, per quello che ne so io, non dipende da nessun dirigente. Gli arbitri fanno la loro carriera. Ieri Collina, per bocca di tutti i giornali che ne sono parlati, ha arbitrato in maniera assolutamente ineccepibile. Per carità, certo. Anche il problema della famosa sospensione per un'ora e mezza. L'ha gestita con grande perché il regolamento gli dice che è affidato alla sua discrezione, è finito, il discorso è bello, finito. Mario, volevi intervenire tu su questo argomento? Vogliamo fare degli arbitri professionisti, perché il professionismo può rendere più credibile. Mario?
però anche i professionisti, sì. Ho finito, anche i professionisti possono sbagliare. Non crediamo, certo, che rendendo un arbitro professionista tutto diventa, infatti, diventa oro. No, Mario, sul discorso che faceva Candido del gol annullato, no? Anche tu hai titolato in modo abbastanza eclatante, no? Parlando di scandalo. Io sono d'accordo. Beh, quello era un gol, era un episodio scandaloso, perché quello peraltro era un episodio inventato, non era un errore di valutazione. Ma quindi anche tu sei dell'idea che quella era un'altra cosa, insomma. No, io vorrei rassicurare tutti quelli che sono convinti che con la vittoria della Lazio sia passato il dolore. Cioè, non è stata fatta giustizia. State tranquilli. Questa è la conclusione a cui sei arrivato. Andremo avanti. È cominciato un calcio diverso e la prova è che ne stiamo discutendo in modo diverso. Quando mai il presidente della Juve è venuto a parlare il giorno dopo le vittorie? Mai. Adesso per la prima volta abbiamo il presidente che colloquia con gli altri presidenti di società. È un calcio diverso, è stato appena appena normalizzato. Forse la Juventus si è resa conto che se metà Italia ce l'aveva con lei, un perché ci doveva essere, non poteva essere solo colpa mia, perché io purtroppo non ho questa forza, e forse si è resa conto che aveva bisogno di qualcosa di diverso, perché gli scudetti li ha sempre vinti tanti, ma di gestioni così arroganti forse non ne ha avute troppe. È una gestione arrogante? Io penso dai 200 milioni di Fortunato, dai 200 milioni di Fortunato alla liberatoria di Umberto Agnelli per la querela di Moggi a Cannavò. Ma che c'è bisogno che sia di essere liberati per quelerare per eventuale diffamazione? Ma io non credo che Umberto Agnelli abbia dato nessuna liberatoria. Ha detto questo, dava libertà. Dava libertà a dava libertà è un termine risorgimentale, se lei permette. No, ma sconcerti, abbia pazienza. In quella lettera che ha scritto il dottor Umberto Agnelli ha voluto semplicemente esprimere il concetto che Moggi è libero di fare ciò che crede. Ma ci mancherebbe altro! Ma ci mancherebbe altro che non fosse libero! Naturalmente. È che voi lo mettete in dubbio spesso! Ma noi non lo mettiamo in dubbio affatto. Noi diciamo che Moggi fa il suo mestiere, secondo noi, bene. Lo ha riconosciuto un momento fa lo stesso Cannavò. Bene, gli eccessi detto questo, voglio solo dire e ripeto che a mio avviso gli errori arbitrali non possono essere la causa di una serita non credibilità. Secondo me è stato un campionato bellissimo, errori. Vabbè, su questo avete pareri un po' diversi, avvocato. 30 secondi per contestare quello che ha detto Concerti. Io escludo che Chiusano possa essere considerato una persona arrogante, lo escludo nel modo più assoluto. Ma con la gestione della Juventus l'avvocato Chiusano non entra moltissimo. Il problema della Juventus, avvocato, è questo. Perché prima eravamo, perfino io, consideravamo la Juventus una la nostra squadra, una specie di Ferrari di tutti. Posso sentire Cragnotti, Mario, su questo argomento? Che cosa è successo? Ditemelo voi. Cragnotti, può provare a rispondere lei? Ma la Juventus forse non è il caso di far rispondere Cragnotti. No, do la parola a lei, però come idea di no? Anche degli avversari, prego. Ma anche perché il calcio si è evoluto. Prima esistevano soltanto 2-3 squadre, oggi ci sono 7 squadre importanti nel campionato italiano. Ecco perché la Juventus non ha più quel seguito di una volta. Quindi sta crescendo la competitività, sta crescendo il mercato e quindi su questo evidentemente c'è una frammentazione praticamente della tifoseria. Ma io volevo riprendere un concetto anche a me che mi sta a cuore, cioè avete fatto vedere un po', avete parlato sulla credibilità di questo campionato. Sì. Io non vorrei che in questo momento la Lazio ha vinto un campionato poco credibile. No, assolutamente, perché noi abbiamo fatto, giustamente Chiusano ha sottolineato, abbiamo fatto 72 punti. No, Presidente, tra noi Presidente, e il qui Milan c'è qualcuno... ci sono oltre 10 punti. No, ma è qualcuno che sosteneva che la Lazio Piccinini, dovuto vincere con più margine. Piccinini, mi permetta. Prego. La Lazio ha vinto con merito questo campionato, lo ha stravinto, nonostante tutti i demeriti della classe arbitrale. Quindi questo buoni, bisogna sottolinearlo. No, allora parliamo che cosa dobbiamo fare per correggere questo calcio che sta commettendo parecchi errori. Ne parliamo. Sì,
ecco, parliamo tra un attimo. Problema, però io ci tenevo a sottolineare questo problema importante. La Lazio ha vinto un campionato credibile, ha dimostrato la propria forza. Non ha stravinto, che eh, vorrei che nessuno mettesse in discussione. Presidente, dico solo questo, concordo con lei, l'ho detto un momento fa. Sì, lei sì, lo ha vinto, infatti io, lei ha detto stravinto. Lei, no, stravinto no, l'ha vinto. Allora, volevo soltanto chiarire il senso delle mie parole e di un servizio che abbiamo sentito prima, Presidente Cragnotti, che se il campionato non fosse credibile, al limite, allora poteva finire diversamente, nel senso che la Lazio avrebbe dovuto o potuto vincere con un margine maggiore. Era questo il senso della poca credibilità comunque eventuale di questo campionato. Ci fermiamo pochi secondi, poi torniamo. State con noi. Allora, tanti argomenti ancora, ma volevo sentire Beppe sul discorso dell'antipatia Juve, che 2 anni fa ricordo che, insomma, fu un finale di campionato altrettanto velenoso. Sì, forse con episodi discutibili ancora maggiori, secondo me, rispetto a questo campionato. Però, vabbè, il tempo fa passare, fa dimenticare. Adesso sei un cose. Telecronista, poi tu. No, ma difatti io sono qua, ho sentito tutto quello che hanno detto, no? Tutti hanno questa voglia di cambiare, di trasparenza. Qua ci sono presidenti, direttori di giornali, capire un po' da loro che cosa vogliono, no? Questo cambiamento, per capire. Perché io, non so, ho finito da giocare da un anno e sono andato sui campi quest'anno a commentare. Io mi emoziono ancora a vedere 15.000 laziali che vanno a Bologna, oppure quelli della Juve che erano in tantissimi andati a Perugia. Insomma, la passione per il calcio, mi emoziona tantissimo. Quindi faccio fatica a capire e entrare dentro in queste cose. Per quanto riguarda la Juve, vabbè, ho sempre avuto questa rivalità, ma io devo essere sincero, ho sempre sentito di più la rivalità col Milan, perché cittadina ha sofferto molto di più. Posso provare a chiedere a Jacobelli sul discorso dell'antipatia Juve, ma se è cambiato qualcosa, come diceva Mario, in quest'ultimo periodo, diciamo così. Io credo che se ci basiamo sui dati dell'ultima indagine Abacus commissionata per verificare lo stato di salute del mondo del calcio, e che quantifica in oltre 10 milioni e mezzo i sostenitori della Juventus, che risulta essere di gran lunga la squadra con il maggior seguito, questa antipatia dilagante o comunque totalizzante che si registra in Italia, io non la vedo. Io ritengo invece un'altra cosa. Io ritengo che la Juventus, dopo l'episodio di Ronaldo, ovvero Juventus-Inter 2 anni fa, e dopo questa stagione di veleni, sia una delle squadre più danneggiate dalla crisi degli arbitri. Perché noi questa sera stiamo dicendo, giustamente, lodevolmente, che dobbiamo dare più credibilità al calcio, che dobbiamo inseguire Non abbiamo ancora capito come. Ed è per questo che io approfitterei per chiedere al presidente Cragnotti, prima di tutto, se è possibile svelarci un retroscena su come fu che le 7 grandi all'inizio della stagione optarono per il meccanismo del doppio designatore con tutto quello che ne è conseguito. E in secondo luogo vorrei chiedere al presidente neocampione d'Italia, se dipendesse da lui, quale sarebbe la formula migliore per il settore arbitrale. Allora, credo che il dottor Cragnotti abbia molte cose interessanti da dire al riguardo. Presidente, cominciamo dai 2 designatori rapidamente e poi proviamo a capire cosa si può fare, cosa proporrà la Lazio. Sui 2 designatori ormai tutti conoscono quello che accadde all'inizio del campionato, cioè in definitiva si proponeva Bergamo come designatore. In quel momento ci furono delle società che chiesero anche un altro designatore, si fece il nome di Pairetto e quindi alla fine ci si accordò per averne 2 come designatori, ma questo credo che non cambi assolutamente l'ottica sulla professionalità e dei nostri arbitri, e su quale c'è molto molto da lavorare, come dicono, come affermano anche Pairetto e Bergamo, cioè è una classe arbitrale che è da rifondare, da ricostruire, da allevare, e è su questo che credo che bisognerà lavorare assolutamente. Cioè sulla qualità degli arbitri. Sulla qualità degli arbitri. Io mi sto dibattendo, è molto tempo che sto discutendo su questo argomento, anche per l'esperienza che ho di campionati esteri, su un arbitro professionista che possa praticamente essere un'entità autonoma e quindi lavorare
nella piena tranquillità e indipendenza dagli organi istituzionali. Certamente oggi ho detto varie volte, viviamo un'Europa, un continente dal quale potremmo attingere nuove professionalità e quindi si potrebbe assolutamente organizzare un istituto arbitrale formato da arbitri internazionali e professionisti. Allora. Questa è una proposta concreta. L'avvocato Chiusano che dice? Ma guardi, io sul concetto degli arbitri professionisti, con riserva di meditarci con più attenzione, ma in via di massima sono d'accordo. Non avete controindicazioni? In via di massima d'accordo. Ma risolverebbe il problema, secondo lei? Ma bisogna intendere su che cosa vuol dire risolvere il problema. Beh, se per risolvere dare il problema, credibilità al movimento, questo no, mi pare che... Per risolvere il problema, si intendesse risolvere, eliminare l'errore, no, no, vabbè, perché possono sbagliare, stare, gli arbitri dilettanti sbagliano, certo. Gli arbitri professionisti, noi siamo dei liberi professionisti, è vero, Peppino, sappiamo. Però Cragnotti cosa... diceva tra le righe, insomma, che questa entità, diciamo così, di professionisti potrebbe forse risentire meno, sì, ma di sono certe d'accordo. Pressioni, diciamo, sostanzialmente sono d'accordo, okay. Vorrei solo, se lei mi consente, perché purtroppo, come le ho detto tra un po' dovete lasciarci, sì. No, volevo tornare un momentino. Non perché voglia essere a tutti i costi una non richiesta difesa, perché non penso proprio che l'evento abbia bisogno di difensori. Io la rappresento istituzionalmente, sono lieto ed onorato di rappresentarla. Ma quando sento parlare di questa antipatia che sarebbe sorta, come diceva, mi pare, Sconcerti, soprattutto in questi ultimi anni e cose, io voglio approfittare di questa tribuna per rivendicare due cose. Primo, ricollegandomi a quello che diceva il direttore, qui la Juventus continua a essere la squadra che ha più tifosi in Italia. Ma certo, vabbè. E quindi questo vuol pur dire qualcosa, no? È una storia di vittorie, è un secolo di vittorie. Che conosciamo tutti. Nessun certo. Altro ha vinto quello che abbiamo vinto noi, quantomeno in Italia, salvo il Milan e in parte l'Inter sulle coppe internazionali. Vabbè, vabbè. Quindi voglio dire... Seconda cosa, e ricollegandomi a quello che diceva il presidente Cragnotti, è cambiato il calcio. Il calcio di oggi non è più neanche lontano parente, parlo dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista tecnico anche, perché qui abbiamo Bergamo, è un calcio più veloce, più atletico, insomma, è diverso certamente dal calcio, credo, che quindi... si potesse fare 10 anni fa. Ma amministrativamente, finanziariamente, sono due entità che non hanno niente in comune. Oggi le aziende di calcio, le società di calcio, sono delle aziende. Sono società a scopo di lucro, hanno i bilanci sottoposti a controllo, possono fallire, i bilanci possono essere incriminati, eccetera. Quindi gli amministratori delle squadre di calcio sono degli imprenditori, non sono più, diciamo, dei tifosi mecenati che possono divertirsi. Quindi dove vuole arrivare? Dico che quando si sento parlare di arroganza, io contesto questo, perché difendo i miei collaboratori, penso che lavorino benissimo, sono delle persone per bene, oneste, eccetera. Certo, stanno amministrando una società di calcio in un modo necessariamente diverso e questo può anche determinare in ipotesi qualche tipo di reazione diciamo, che non sfoci un po' in quello che diceva però, Mario Sconcerti. L'arroganza vuol dire un'altra cosa, l'arroganza vuol sì. dire prepotenza, no, questo, vuol dire infischiarsene presidente. Dei diritti degli altri, cosa che escludo Mario, che la dirigenza di Juventus faccia. Sull'arroganza faccio un passo indietro io, la ragione, io parlo di una gestione molto dura. Ma quando parlo appunto di un popolo calcistico diviso, non intendo dire che la Juventus ha perso i suoi tifosi, intendo dire che ha perso quelli marginali, quelli che come sono riuniti adesso nel grande popolo della Ferrari, adesso non riescono più a identificarsi nella Juventus, ma tutti gli altri tifosi uniti insieme, cioè non sono più agnostici, o temo che comincino ad essere contro, perché forse la Juventus ha preteso troppo dalla propria forza, forse l'ha messa un pochettino troppo avanti. Io credo che complessivamente, se davvero dimostrerete di saper perdere, credo che questa pioggia di insuccesso che vi sta bagnando in questo momento sarà un investimento colossale. Allora, come vede, mi pare che stiamo dimostrando di saper perdere. E io mi auguro che tutti i tifosi vogliono continuare a voler bene alla Juventus. Allora, io devo fare un equilibrismo adesso incredibile, perché c'è una fascia pubblicitaria. L'avvocato Chiusano deve prendere un aereo. È io Roma. Lo ringrazio molto di essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie. Però, attenzione al microfono, stia un attimo.
Devo chiedere un sacrificio di 10 minuti al presidente Cragnotti, perché ho molte curiosità di mercato, a raffica, ma soprattutto c'è una sorpresa, perché c'è una telefonata. Pronto? Chi è in linea? Pronto? Chi è? Carlo Mazzone. Ah, buonasera. Fermi tutti, tra poco Mazzone ancora con Cragnotti, grazie a Chiusano, state con noi. Allora, sempre in collegamento con il presidente della squadra campione d'Italia, c'è anche Mario Sconcerti accanto a Cragnotti, però adesso c'è Carlo Mazzone perché qui abbiamo voluto fare una sorpresa al presidente Cragnotti. Io non so se vi siete parlati, Carlo, ci sei? Sì. Pronto? Ma ti sei reso conto che tu, cuore romanista, hai fatto vincere lo scudetto alla Lazio? Sì, ieri ho fatto una battuta. La Lazio per vincere lo scudetto ci ha voluto l'aiuto di un romanista, con tutto il rispetto degli amici della Juventus. Ieri noi abbiamo giocato contro la Juventus. Non abbiamo fatto sconti, ma non è che volevamo favorire la Lazio, che sia ben chiaro questo. Abbiamo giocato per noi, perché si veniva da tre sconfitte, si voleva onorare il finale di campionato, e poi penso che i professionisti si devono vedere in questi momenti. E per penso, la credibilità del famoso sistema. Volevo solamente dire questo, che penso che questa vittoria del Perugia sia molto importante per la credibilità del calcio, che ultimamente è stata da più parte messa in discussione. Adesso però voglio complimentarmi col presidente Cragnotti e nello stesso tempo vorrei fare gli elogi più sinceri e più affettuosi alla Juventus, che veramente ultimamente ho letto da qualche parte che aveva perso lo stile Juventus. Non è vero assolutamente. Per cui diciamo... Hai parlato, Carlo, sì. Hai parlato a fine partita con Ancelotti? Carlo? Sì. Hai parlato con Ancelotti? Rispondere, cioè... No. Era molto amareggiato. Ecco, e devo dire che ieri per me è stata, lo devo dire perché ce l'ho nel cuore, è stata una triste vittoria, però il professionista ha avuto il potere di non aver sentimenti, punto e basta, siamo andati in campo, abbiamo voluto giocare perché abbiamo veramente voluto dimostrare tante cose. Presidente, vuole ringraziare Carlo pubblicamente? Io ringrazio Mazzone per la sua lealtà sportiva e per quello che ha saputo dimostrare come grosso allenatore durante i suoi trascorsi sportivi. Quindi io non ho il piacere di conoscere il mister, però vorrei conoscerlo quanto prima per esprimergli tutta la mia stima. Un invito a cena, insomma. La ringrazio tantissimo, presidente. Gli dico solamente questo, che la Lazio ha meritato di vincere questo scudetto. Beh, questo è importante. Io la ringrazio perché c'era qualcuno che lo metteva in dubbio. No, ecco, però devo fare anche gli elogi alla Juventus, perché io ho una mia sensazione, che la Lazio sul piano tecnico è più forte della Juventus. La Juventus però è stata più brava della Lazio. Fai questa distinzione. Esatto, tra poco ci addentriamo sul discorso tecnico. Ecco. Grazie Carlo, a presto, ti aspetto qui una volta. Un saluto a tutti, a tutti. Allora, siccome sono molto incuriosito dall'aspetto anche tecnico, perché ho curiosità con Cragnotti che insomma non abbiamo a disposizione tutti i giorni, e so che molti tifosi, anche i direttori dei giornali qui, sono interessati ai movimenti di mercato, voglio entrare in quel discorso. Però Luisa, chiudiamo proprio almeno per il momento il discorso arbitrale, che poi riprendiamo in chiusura con Feltri, che voleva aggiungere una cosa. Certo, Luisa, volevo sentire il nostro pubblico. Che idea si sono fatti? Esatto, riguardo a cosa cambiereste nel regolamento per aiutare, non so, il lavoro dell'arbitro e ridurre un po' queste polemiche. Abbiamo anche due fanciulle competenti e sentiamo. Ma io penso che a me piacerebbe vedere anche in campionato il doppio arbitro, quindi una questione che è già stata testata in Coppa Italia, mi piacerebbe anche provarla in campionato. E pensi che potrebbe essere valido? Credo di sì, il fatto che quattro occhi vedano meglio di due, penso sicuramente possa essere un'innovazione interessante. Grazie, sentiamo, scusa.
Io penso che potrebbe andare bene il sorteggio integrale, comunque riprovare, perché penso che gli arbitri non so, scenderebbero in campo anche più sereni, non so, e anche gli stessi tifosi potrebbero accogliere magari meno drammaticamente allora, un'eventuale decisione favorevole o sfavorevole per la loro. Doppio arbitro e sorteggio sì, integrale. Sì, però in questo caso può succedere che magari in partite importanti capino degli arbitri un po' giovani, inesperti? Sì, questo è vero e penso che cioè le controindicazioni comunque ci sono in qualsiasi penso in qualsiasi decisione, in qualsiasi farebbe parte del gioco. Sì, farebbe parte. Grazie Luisa, grazie Luisa, magari torniamo dopo perché dobbiamo sfruttare fino all'ultimo il presidente Gragnotti che tra un po' ci deve lasciare. Allora vediamo insieme un servizio che riguarda Ericsson. Scusate, l'applauso per Luisa Corna è inevitabile. Allora, servizio su Ericsson con Giampaolo Gherarducci e poi botta e risposta con Cragnotti. La vittoria della Lazio è la vittoria dello spogliatoio rotto, dilaniato da polemiche e invidie, con troppi campioni a lottare per un posto al sole. L'immagine di Marcelo Salas che butta via la maglia a Londra per un avvicendamento sgradito non rappresentava esattamente l'idea di un gruppo unito. Non parliamo poi di Boxic che non scende in campo contro il Perugia per colpa di una maglia troppo stretta. Va bene Allen, vai a casa, fu la replica del comprensivo Sven al pupillo di Cragnotti, molto più attento il croato ai propri interessi che a quelli della squadra. Ma alla fine ha vinto lui, Eriksson il diplomatico, l'allenatore che non dice che si è rotto anche se lo pensa, il gentiluomo che al massimo parla di stile Juve assente, mai di arbitraggi pilotati. È il sostenitore del turnover, scientifico nella prima parte di stagione, quando dalla domenica al mercoledì ci potevano essere anche 8-9 giocatori diversi dall'impegno precedente. Mirato nel momento in cui è stato meglio utilizzare i giocatori più in forma o quelli meno usurati da una stagione massacrante come Simone Inzaghi e Simeone. Il perdente di successo in una domenica è diventato un asso pigliatutto perché adesso la gente si ricorda di quella Coppa UEFA vinta col Göteborg, dei 3 scudetti portoghesi col Benfica, delle Coppe Italia sollevate insieme con Roma, Sampdoria e Lazio e della Coppa delle Coppe e della Supercoppa Europea fatte arrivare a Roma in pochi mesi e non della rimonta mancata ai tempi giallorossi o quella subita l'anno scorso dal Milan. Non gli servirà battere l'Inter giovedì per salvare questa stagione di cui se potesse vorrebbe strappare 2 pagine, la sconfitta nel derby d'andata e la serataccia di Valencia, dove però anche il Barcellona ha fatto una brutta fine e se ci ha perso Van Gaal si è sempre in buona compagnia. Allora, la vendetta di Sven, dice la grafica di Giancarlo Giovalli, Mario Sconcerti lo ha definito, se non sbaglio, l'allenatore migliore del mondo e il presidente Cragnotti cosa ne pensa? È stata un po' la vittoria di Eriksson, la sua capacità di tenere uno spogliatoio non facile? Ah, senza dubbio il merito maggiore di questo scudetto va al mister che ha saputo riprendere la squadra al momento più delicato dopo la sconfitta della Coppa dei Campioni e ha saputo dare unità e motivazioni per giungere alla finale del campionato con un grande successo. Quindi credo questo uomo equilibrato, riflessivo, sereno, tranquillo, nei momenti più agitati ha trasmesso un po' queste caratteristiche alla squadra e che ha finito, io direi, anche in crescendo. Ecco, è stato importante, io credo, anche come immagine alla quale lei tiene molto, ovviamente per tanti motivi, no? Eriksson non ha mai perso la calma anche nei momenti più complicati di questa stagione. Sì, ne abbiamo attraversati parecchi, però alla fine poi è riuscito a ritrovare la giusta unità e le motivazioni per ottenere sempre il risultato finale. Credo che questo sia stato il grande merito di Eriksson. Nei momenti più difficili, presidente, provi a dire tutta la verità, come si dice. Ha dubitato, nel senso pensava di non poterlo riconfermare? No, credo, non ho mai messo in dubbio la stabilità di Eriksson durante il campionato, bensì ho sempre detto che alla fine del campionato avremmo tirato le somme del lavoro svolto. E questo mi ha dato ragione perché ho trasmesso al mister grande tranquillità, serenità e con questo ha potuto lavorare durante il campionato e superare i momenti più critici. Ho visto credo l'avvocato Prisco. Non sappia di questo. Ho visto l'avvocato Prisco prima su Simeone, aveva avuto un sussulto. Una certa nostalgia perché sentivo amico di Simeone, amico in quanto è uno che dava sempre l'anima e perché è andato via? Mi è dispiaciuto personalmente che se ne sia andato. A lei era contrario a questa partenza? Ah, sa,
lei ha presente il gioco delle carte, il 2 di briscola? Sì. Ecco, io sono il 2 di briscola. Mario, ecco. Non so se oggi hai ricordato una cosa curiosa, che chi cede Vieri vince, com'è questa? No, chi cede Vieri vince. È successo alla Juventus, è successo alla Lazio, mi sembra sia successo anche in Spagna, ma non mi ricordo bene. No, l'Atletico no, l'Atletico non è andato troppo bene. Anzi, ma tu che l'altro giorno quando eri collegato qui mi avevi quasi suggerito, insomma, l'acquisto di Buffon, che notizie hai? No, l'acquisto di Buffon te lo può dire lui, è stato provato, te lo può dire il presidente, è stato provato ripetutamente. Ma per adesso non ha trovato, non c'è stato sbocco. No presidente. No, come? No, per adesso che lo prendano da stasera, che Buffon così non gioca in coppa nello spareggio lo contro di noi. Lo prendono. Iacobelli. Battute, botta e risposta sul mercato, Iacobelli. Volevo chiedere al presidente, qualora fosse possibile, riprenderebbe Vieri? Sì, a me è un calciatore che piace moltissimo, se devo essere onesto, però non so se l'Inter lo cederà, comunque è un grande campione. Chi è? C'è l'avvocato. Chi è? Vieri. Ma l'avete appena ceduto un anno fa, lo volete indietro, date il doppio di quello che l'abbiamo pagato, ci date 2 milioni, 140 milioni. Candido. La Lazio ha bisogno di rinforzarsi, è una squadra che può durare quanto? No, guardate, sulla Lazio non bisogna fare dei discorsi di carattere, di logica tecnica, perché la Lazio è la prima società che gestisce una situazione in termini di economia, di mercato e di borsa. Lo ha detto chiaramente Cragnotti con una sincerità del tutto ammirevole. E quindi il discorso di Vieri, per esempio, se lo riprendete, tutti noi, gente di intelligenza, dico, ma come? Prima lo ha ceduto e poi se lo prende. Allora, lui è anche capace di dimostrarsi che ha fatto un grande colpo a comprarlo. Borsa. Un grande colpo a cederlo e un terzo grande colpo a vincere lo scudetto senza di lui. Questa è la situazione. Allora, io vorrei, posso fare una domanda? Prego, prego. Lei stasera qualche bugia l'ha detto su Eric, ha addolcito, ma ora che vince lo scudetto ha diritto a questo e tutto, ad altro. Tutto. Dica la verità su Redondo. Su Redondo? Su Redondo. Redondo? Redondo. Io avevo capito le donne. Forse anche il presidente era imbarazzato. Sulle donne, no. Su Redondo, il fuoriclasse del Real Madrid. Redondo, il fuoriclasse. Del Real Madrid. No, l'ha preso lei. Scusa, sbaglio, no, su non Rivaldo. Ah, ho ecco. Sbagliato, no. È stato l'altro. Rivaldo. Meraviglioso. Rivaldo. Ho visto il presidente Cragnotti. Ho visto Cragnotti un attimo, perché tra Redondo e Rivaldo c'è una certa differenza anche di prezzo, credo. Come no? Dire la Juve a posto dell'Inter. Esatto. Confondere. Allora, presidente. Su Rivaldo, non su Redondo. Ecco, Rivaldo. Ma, su Rivaldo è un giocatore che interessa la Lazio e quindi bisognerà aspettare la fine del campionato spagnolo. E poi vediamo, credo però sia un calciatore che interessi già molte squadre, vedremo se avrà una valutazione apprezzabile ai fini del bilancio. Bergomi, tu lo prenderesti? Io anche l'altra volta ho detto che è un giocatore eccezionale, lo prenderei subito. Rivaldo subito. Lopez, fuori classe del Valencia, arriva o, come aveva detto qualcuno, arriva. Un po' di tempo fa lo girate, no? No, arriva, lo prendete voi. Lopez, il prossimo anno sarà della Lazio. Allora, Vittorio, tu ti vedo preoccupato, perché la Lazio diventa ancora più forte. Formidabile lo è già, se poi acquista anche questi giocatori. Io credo che Vieri, in effetti, se dovesse ritornare a Roma non sarebbe male, perché è un grandissimo campione. Se poi giocasse anche lo sarebbe ancora di più. Credo che... Avvocato, via, stuzzicalo. Va bene, allora... Altre curiosità, Salas rimane o no, presidente? Ma questo dipenderà un po' dalla valutazione tecnica, nonostante Cannavò abbia detto che noi facciamo soltanto questioni economiche. Però vedremo un po' come sarà l'attacco della Lazio al prossimo campionato. Senza dubbio cambierà qualcosa. Ah, beh, questa è già una notizia. Mancini
vice di Eriksson. Mancini resterà nella Lazio e farà parte dello staff tecnico. Anche Spinosi però, sì. Se lui vorrà, dipende anche da Mancini. Ah, beh, va bene. Allora, Presidente, noi le facciamo ancora tanti complimenti, la ringraziamo per la disponibilità, è stata una giornata lunga e a presto, ci vediamo presto. Grazie, grazie alla Lazio, campione d'Italia. Arrivederci. Rimane Mario Sconcerti a Roma, tutti gli amici qui per un finale da non perdere, anche in chiave tecnica sulla Juve, ma di mercato e di altro ancora. Luisa Corna. Allora, dopo voglio stuzzicare un po' Iacobelli, che oggi su Tutto Sport ha parlato di un Ancelotti a rischio. Quindi, preparati. Mi dicono che però abbiamo un collegamento telefonico. Prima abbiamo parlato del caso De Santis, di quello che è successo dopo quella famosa partita Juve-Parma. Abbiamo parlato di un contatto tra De Santis e un collega dell'ANSA, che forse è in collegamento con noi. Pronto? Sì, Sandro, ciao, sono Piercarlo Presutti. Ciao, ciao. Allora, collega Presutti dell'ANSA, aveva fatto riferimento a Candido Cannavò a questa telefonata che c'è stata. Volevi precisare qualcosa? Sì, io purtroppo non vi sto seguendo, ma mi riferiscono che il direttore Cannavò avrebbe ribadito che secondo lui la telefonata è stata fatta dall'arbitro De Santis a me. Ora, evidentemente la precisazione... No, assolutamente, io non ho detto questo, ho detto che la telefonata è stata fatta dal collega dell'ANSA all'arbitro. Ho ipotizzato che questa telefonata possa essere anche stata, per carità, è un'ipotesi, oggetto di un piccolo suggerimento. Chiama l'arbitro che deve dire qualcosa, che non è niente di male. Allora, io poi premetto che i colleghi bravi che fanno un piccolo colpo, come l'ha fatto l'ANSA, li ammiro e dico che hanno sempre ragione loro. Cioè, la ipotesi che l'inchiesta vuole chiarire, che questa telefonata sia stata un po', ci sia stata qualcuno che l'abbia un pochino suggerito. Allora, Piercarlo, di la tua. Posso sgombrare il campo da equivoci? Sì. Allora, mi fa piacere che il direttore abbia preso atto del fatto che la telefonata l'abbiamo fatta noi, l'ho fatta io davanti a tutta la... Non l'abbiamo mai messa in discussione. Non è vero, direttore, in prima pagina, in un occhiellone, credo mercoledì mattina. Non è vero, direttore. Comunque, adesso ne avete preso atto e noi siamo soddisfatti. Precisa la tua versione. Allora, non ho ricevuto alcun suggerimento da chi che sia, ho semplicemente fatto quello che credo molti giornalisti sportivi italiani quel giorno avrebbero voluto fare. Avevo questo numero di telefonino, ho provato, sono stato fortunato. Io capisco poi che la cosa possa sembrare sorprendente, tenendo presente però che noi altre volte l'abbiamo fatto, e non solo con gli arbitri, uno si dovrebbe limitare a dire fortunati e bravi quelli dell'ANSA, come mai De Santis ha detto che ha fischiato prima e invece forse non l'ha fatto, come mai De Santis ha risposto, tutto questo non mi interessa più. Va bene. Noi prendiamo atto della tua versione, insomma. Prendo correttamente atto. Grazie Piercarlo. Ciao Sandro. E buon lavoro. Grazie a Piercarlo Presutti, era doveroso accogliere la precisazione del collega. Allora, ci sono due notizie prima di entrare nel capitolo finale con la Juve. Lucia. Molto, molto rapidamente, allora, lo spareggio tra Inter e Parma, che deciderà quindi l'ultimo posto per la Champions League, verrà giocato martedì prossimo a Verona, inizio alle 20:45 in partita unica. E l'altra notizia invece riguarda Angelo Peruzzi, che non parteciperà agli europei. Ieri un colloquio telefonico con Zoff, Peruzzi ha deciso di non andare. Si fa per il terzo nome, si parla di Antonioli dopo Buffon. Antonioli, come terzo portiere. Un po' di brusio qui, non capisco perché. Allora, vediamo intanto queste considerazioni su Carlo Ancelotti, Gianni Balzarini, poi voglio sentire Iacobelli. Un'uscita a testa bassa, un tormento per ogni passo su quel campo allagato che gli deve essere sembrato ancora più lungo. Chi è veramente sportivo, chi lo conosce, lo può dire. Sì, dispiace soprattutto per lui, Carlo Ancelotti, secondo, il posto che sembra ormai una maledizione. Obiettivo e scommessa della Juve lasciata improvvisamente da Lippi, la Juve che deve ripartire senza aspettare. L'accoglienza si commenta da sola, fortunatamente rimbalza contro la sua classe, la sua onestà d'animo, il suo lavoro.
È il suo rapporto con i giocatori che stupisce, che piace. Si sente uno di loro, lo sentono uno di loro. Forse l'età, forse il modo di essere e di pensare. 4 mesi, da febbraio a giugno, che per il calcio non sono una stagione, eppure il giudizio c'è, anche se oggi pesa solo per le statistiche. Sconfitto e quindi secondo nello spareggio UEFA con l'Udinese. L'Inter Toto come una vergogna, a conti fatti come una condanna. Comincia i primi di luglio e questa sì che è una stagione vera. La stagione della Juve che cresce, che corre, che vince e sa divertire. Della Juve che nessuno immaginava. Nonostante quella Lazio che non molla mai, i rigori e solo i rigori di Del Piero, sempre difeso, sempre compreso, sempre sostenuto, fino a sentire un po' come suo il colpo di testa contro il Parma, il gol della liberazione, in un certo senso il premio. Nonostante una Juve che segna poco e segna soprattutto con Pippo Inzaghi, che arriva a 15 a metà marzo, che si ferma a 15, lasciando un vuoto mascherato ogni tanto da Kovacevic, da una squadra che forse dentro di sé si sente troppo sicura. 9 punti, poi 3, poi 5 e fino a ieri pomeriggio 2, tutto nei 2 mesi più difficili da capire della storia bianconera. 2 mesi di tensione e ottimismo perfettamente bilanciati e nascosti da una calma apparente, da una signoridità che non lo ha lasciato nemmeno a Perugia. Giusto giocare il secondo tempo, forse ci ha tradito la stanchezza per una stagione cominciata troppo presto. Una stagione finita a testa bassa su un campo allagato. Sì, ci dispiace soprattutto per lui. Parole d'affetto quasi di Gianni Balzarini per Carlo Ancelotti. Abbiamo visto il titolo di Tutto Sport. Ancelotti a rischio secondo quello che ti risulta? Dunque, io credo che, e noi l'abbiamo ribadito stamane, Ancelotti debba essere riconfermato per la prossima stagione perché credo che abbia il diritto di cercare di prendersi una rivincita. Detto questo, ritengo però che debbano essere evitati alcuni errori commessi all'inizio di questa stagione, perché secondo me la differenza e la lezione che la Lazio ha impartito non soltanto alla Juventus, anche alle altre grandi squadre di questo campionato, è che quando si vuole essere competitivi in tutte le manifestazioni alle quali si partecipa, bisogna allestire una rosa veramente competitiva. La Juventus ha puntato su 14 titolari, un numero ristretto di giocatori. Troppo ristretto, diciamo. Ha cominciato la stagione il 1° luglio con il raduno, ha debuttato il 18 luglio, alla fine ha pagato dazio. Comprendo il rimpianto dell'avvocato Prisco a proposito di Simeone. Simeone è stato l'esempio di quanto la rosa ampia, la panchina lunga abbia pagato, ha segnato gol decisivi nel finale di stagione pur avendo iniziato questa stagione non da titolare. È questa secondo me la lezione sulla quale la Juventus deve riflettere. Non può accontentarsi la Juventus di una campagna di rafforzamento di secondo piano, non può. È stato questo il problema, Beppe? Sì, secondo me ha centrato tutto quanto. L'unica cosa che forse la Juve quest'anno, avendo solamente, cioè come obiettivo principale il campionato, perché la Coppa UEFA, da quando le coppe sono diventate solamente 2, è proprio scaduta in basso, conta pochissimo, forse pensava che solamente con questa rosa ristretta di poter riuscire a vincere ugualmente il campionato. Invece così non è stato, forse anche perché è iniziata molto presto e ha speso tante energie. Riusciamo a finire con qualche annuncio? Avvocato, ci annuncia Battistuta all'Inter stasera? No, non ne ho la più pallida idea. No. Niente, insomma. Battistuta. Noi abbiamo ancora 2 partite. Molto importanti. Che può darsi non siano 180 minuti, ma siano 180 più i supplementari e tutto. Non abbiamo intenzione in questi pochi giorni che mancano. No, non sto parlando con lei. Mi scusi se ho fatto un gesto che. Qui sta divertendo il pubblico, sto dialogando con il nostro produttore. Sì, mi sì, niente di male, ma mi capita spesso quando parlo di accorgermi di non essere seguito. Lei è imbattibile, sua no. Battuta è imbattibile, veramente. No, no, le dico solo questo. Quando avremo finito questo supplemento rispetto a tutte le altre cose, e la mia rabbia, lo ripeto, avrei voluto litigare con Chiusano, scrivere lettere al direttore di Tutto Sport, di Fuoco e tutto. Purtroppo eravamo fuori gioco per colpa nostra e così. Non ha potuto, certo. E quindi sono venuto perché mi ero impegnato con lei prima ancora, certo, di sapere dell'esito Fausto o infausto secondo però i punti ha di girato vista. La domanda alla grande, insomma. La no, ho arriva. Detto che dopo, se Cordella non torno, annuncia. Ma le saprò dopo. Dire, le saprò dire quando è finito tutto, chi compreremo, magari le mando una copia di Tutto Sport, una copia della Gazzetta, così sarà informato.
Mario, allora niente Battistuta per la Roma? Non lo so, perché? Chi ha detto... Non si parlava anche di Battistuta a Roma? Io sono stato un po' di tempo fa, insomma, era un nome che circolava. Si parla di Battistuta a Roma, ma forse avete detto che non verrà a Roma? Beh no, l'avvocato ha fatto capire che potrebbe essere... Sì, è verissimo, quello che risulta a me è che siano in ballottaggio soprattutto Inter e Roma. Ah, ancora aperta la partita? È ancora aperta, tutte e due hanno parlato sia col giocatore che con la società, anzi l'Inter con la società no, e questo ha irritato un po' la Fiorentina. Che con il procuratore, la Roma paga in contanti molto, l'Inter offre giocatori, la Roma credo che la Roma prenda anche Balbo eventualmente, che fa coppia ormai con Battistuta, e credo che sia un problema di 24-48 ore, cioè il sì. Tuo pronostico? Ma il mio pronostico, io conosco la parte non del giocatore, diciamo, delle società. Se vincono le società viene a Roma. Beppe invece? Ha ragione, perché Battistuta, secondo me, quello che so io, vuole venire all'Inter. Solo che la Fiorentina vuole una contropartita tecnica, non vuole solamente soldi, e la Roma ce l'ha e l'Inter non ce l'ha. Quindi praticamente ancora contropartita tecnica, sai contropartita anche di che tecnica, si tratta? No, ma io si parla il nome di Montella, che può essere un nome gradito alla Fiorentina, mentre l'Inter non avrebbe questa contropartita che la Fiorentina gradirebbe. Insomma. Va bene. Lippi, no, non riapriamo perché la trasmissione è finita. Vittorio, no, tu hai qualcosa da aggiungere su Battistuta, no? Che succede? Deve andare via Lippi? Non riapriamo la trasmissione. Ah, speriamo che Battistuta, se va all'Inter, stia bene di salute, perché lì... No, poi scusa. Vabbè, finiamo così. Sì. Volevo solo fare i complimenti all'avvocato Prisco, perché stasera ha fatto un'imitazione di Teo Teocoli formidabile. Complimenti. Va bene. Io ho ancora qualche ringraziamento da fare, a cominciare da Luisa Corna ancora. Grazie Luisa. Grazie. È stato bello. Noi siamo stati molto bene con te, spero che sia successa la stessa cosa anche a te. Sì, esatto, è quello che stavo dicendo, che mi dispiace tantissimo di aver finito, vi ringrazio tutti quanti, è stato un vero piacere. Intanto ci ritroviamo qua. Grazie. Devo ringraziare ancora la segreteria di redazione, qualche dimenticanza importante di ieri, gli operatori RVM, Luca Morri, Biggio Cremaschi, poi Filippo, Gloria e Claudia dell'area grafica, naturalmente tutti voi telespettatori, in particolare i lettori di Sorrisi e Canzoni TV, che hanno votato Controcampo come trasmissione preferita dell'anno. Per questo domani saremo presenti ai Telegatti, comunque vada, vi ringraziamo naturalmente, era importante esserci. Grazie. Ho dimenticato i tecnici dell'assemblaggio, naturalmente li ringrazio di cuore tutti quanti ancora. Grazie a Candido Cannavò, all'avvocato Prisco, Beppe Bergomi. Candido. Buoni. Non vorrei far commuovere Mario Sconcerti, ma il divorzio di Battistuta da Firenze è una cosa abbastanza straziante sul piano umano, perché si chiude veramente una grande storia di amore, vero? Hai ragione Candido. Grazie a Xavier Chiaobelli, direttore Tutto Sport, grazie a Vittorio Feltri, grazie ancora a Mario Sconcerti, a presto. Allora, adesso vi lasciamo a qualche consiglio di Luisa Corna e Controcampo, vabbè, insomma, poi quando le cose vanno bene in televisione in genere ci si rivede, quindi a presto, grazie.